E allora che cosa c'è di peggiore? Forse ancora, vi dico sinceramente, forse peggio del peccato. Che cosa c'è peggio del peccato? Io direi che peggio del peccato c'è trascurare l'amore, offendere l'amore. E allora ho pensato che quando viene un ospite in casa, e la pagina del Vangelo ce lo conferma, e un amico ci viene a trovare, sarebbe meglio chiudergli la porta in faccia che farlo entrare e dirgli: c'ho tante cose da fare oggi, ho tanti appuntamenti, sono talmente preso, talmente occupato che non posso occuparmi di te. Mi dispiace tanto che tu sia venuto, ma mettiti a sedere. Guarda i libri, ma io non ho tempo neanche di guardarti in faccia. C'è qualcosa di più offensivo di questo? Penso di no. Voi direte, si vede proprio che non mi ha nel cuore. Si vede che per lui non importo nulla. Sa che la mia presenza per lui non ha proprio senso.